può dire proprio dall'inizio, da quando era piccolino, insomma, allora, come è nata tutta la passione? Sono venuto, io abitavo a Colombo, un paesino sulle rive del Po. Sono venuto a fare la prima industriale a Parma. Ho fatto la prima industriale d'estate, non ci lasciavano a 12 anni e mezzo, non ci lasciavano per strada. Si andava a fare i garzoni. Allora io sono andato in questa azienda a fare il garzone, concessionario Moto Guzzi. È stato col partire, che cosa? Ho detto, questo è il mio lavoro. Non ho finito neanche le industriali. Ecco, non ho fatto le tazze industriali perché sono andato a lavorare. In un'officina era in Parma. In centro Parma. E lì è partita la mia vita. Guzzi. Officina Guzzi. Officina Guzzi, concessionario Guzzi, Officina Guzzi. Sono tornato poi da militare, ho tornato dentro gli innocenti, ho fatto 8 anni in Officina Innocenti, nel contrattempo, perché era il periodo in cui andava male, la moto era il periodo più, diciamo, più buio del MotoGP, che la gente andava sulle macchine, andava sulla vettura. Con i soldi di una 500 si comprava un 250, una misera moto. Infatti nell'odola il galletto ovviamente sono state vendute, si faceva la prima rottamazione, si ritiravano a 40.000 lire le moto, un ciclomotore, sono state ammazzate, demolite un sacco di moto in quel periodo, ma proprio demolite. Si ritiravano, venivano demolite e si faceva del rottame. La Guzzi è stata forse una delle prime a fare questo tipo di rottamazioni. I meccanici del 60, 70 sparivano, perché o andavano sulle vetture o facevano altri lavori, e meccanici da moto, pochi. Nel 68 ho ritirato l'officina, insieme al socio. E la mia, diciamo, il mio lavoro è iniziato per conto mio nel 68. La prima moto? Che ho avuto. Prima è stato 12 anni e mezzo Lito, 50 è stato il primo, poi ho avuto il Guzzino ma non mi soddisfavo, per lo Zigolo. Quello Zigolo io ero amante del Ducati, il Marianna, ho fatto il serbatoio con il Marianna che lo usavo a fare le gare di, allora erano di regolarità, gli Audax. Ecco, sono stati i primi Audax che hanno fatto questo moto, cambio arretrato, il primo Zigolo truccato, veramente. E questa? Questa è la Stornello. Quando è uscito questo, mi sono preso lo Stornello. E lì gare? Sempre gare di regolarità. No, ma anche quelle... Velocità. Con gli amici. Con gli amici, sì. Sì, no, sì. Allora non c'era mica, non avevo neanche i soldi da dare. Beh, c'è. Sì, e lì erano tutte quelle gare qui di provincia che ti scannavano, deciso, quelle sfide di paesi, insomma. E che moto c'erano? Quali erano i concorrenti di allora? Allora c'era la Ducati, che era 125, quello, poi c'era la Morini, che aveva fatto il coso, il 125, ma aveva il telaio stampato in quel periodo di questo. Poi è uscito lo Sport, che allora c'era il Corsaro già, però era quell'azzurro con serbatoio dorato, la Ducati. Poi c'erano tante, ma le altre erano lontane. No. Qual è il più veloce? Qual era? Il più veloce? La moto più veloce. Diciamo che era, è sempre stato Morini, ecco, io questo l'ho dovuto limare per poter arrivare. Le battaglie poi, io ero leggero, se le racconto quello che ho fatto, io andavo su coricato con i piedi dritto sulla targa. Proprio lo chiamavano assa di lavare, a smoiarone. Dietro il parmigiano, dritto dritto, ma proprio chinato dentro. Poi ero magrino, ero 57 kg. Popolavo, può chiedere. Popolavo veramente. E gli amici? E non ho avuto, ma vedono ancora, siamo rimasti amici ancora dopo anche tanti anni. Poi le ho date a Guzzi a quasi tutti, glielo dico. Una alla volta, poi sono arrivato. Una volta sono passati a Guzzi, però limati. Però qualche limatina c'era anche allora, su quei Guzzi. Tutti. Siamo sempre da limare, sempre. Io avevo unito che andava più forte del MIVA 125, l'avevo limato a sangue, già a 13 anni
ci facciamo queste sfide. Che sembra allora flessibile, si partiva allora e hai imparato a usare il flessibile. La testa è proprio sotto la vista. La testa di quella moto, sì. Gliela fatta vedere? No. Spegne? No. È un po'. Come si faceva una volta. Questa è stata solo sgrossata, riesci a vederla? Sì. È stata solo sgrossata. Adesso c'è da rifinire. Lucidata? O la tiene, satinata. Non, sì, non proprio molto lucidata, non va bene. Deve fare turbolenza. Sì, bravo. Satinata. Però c'è ancora da tirare. Questa è solo sgrossata. Questi erano i lavori, ma che si facevano in tutto. Le teste nei due tempi. Gli alberi, ho fatto degli alberi qui nello stornello alleggeriti per farli girare alto, abbiamo toccato un sacco di stornelli anche. E questo era il nostro lavoro. Era una cosa diversa. Oggi ritrova le stesse cose o no? Sì, io. La stessa passione nei ragazzi che vengono qua. Sì, comunque. Sì, in tanti. Hanno ancora questa passione. È un marchio che sta, ve lo dico subito. Chi arriva su questo marchio, anche se vengono da altre moto, lascia il segno. Non è morto, che la forza che ha il marchio, non l'avrebbero ammazzato come Benelli, Morini e tutte le altre. Gilera, questo non è finito perché è un marchio più fortissimo in tutto il mondo. E poi ha radicato. Lei prende 10 famiglie, in 6 trova ancora un Guzzi dentro, o vecchio, o nuovo. È ancora un marchio radicato veramente. Io negli ultimi anni, ma parlo anche da De Tommaso, sì. Loro non hanno fatto la Guzzi, intendo la Guzzi, non hanno fatto delle moto molto innovative, strane, no. però nella storia ha fatto di tutto, 2 cilindri, 8 cilindri, tutto fa. Ma secondo lei il fascino della Guzzi è per quel periodo lì, no. Per oggi, perché io da cosa arriva? Io lo dividerei in 3 fasi. La prima fase che è stata costruttiva, dove hanno fatto di tutto, dal 21 diciamo al 56-57. Poi quando è stato, si sono ritirati dalle gare, sono finiti, ha visto, lo zigolo, stornello, è stato tutto un palliativo. Non sono stati in grado di fare un ciclo motore immediatamente, che ha fatto fare, la gente non lo ricorda. Viene fatta la Parilla, fatta fare per 2 anni, ciclo motore da Parilla. Questo non è mai scritto nel libro, ma io siccome li ho riparati, me lo ricordo. L'ho visto. Se lo ricorda, qualche tu l'avrà. Non è neanche chiamati Guzzi, si trovano ancora. E questa fa parte, diciamo, della storia un po' più brutta. Poi c'è stata la storia di De Tommaso, e cavolo, quella è stata per i concessionari. E per il numero di moto è stato ricco. Dopo che abbia tirato un po' troppo. Verso la fine. Su, diciamo, come tecnologia, come cosa. Sì, ha tirato un po', però insomma le moto ci sono ancora. Moto, c'è un parco di moto. Questa è la terza fase. Speriamo che con Anino dia, o la Piaggio, dia questa spinta veramente. Perché se danno la spinta giusta avrà una soddisfazione che è enorme. Questa marca te lo dà. Sì. Ma io vedo i miei lettori, sono, a parte che piace anche a me, che comunque abbiamo provato negli anni, provato di tutto, giapponesi, però è perché ha carattere. Io ha vedo carattere, bravo. Questo qui ha carattere. E quindi è, diciamo, dei bicilindrici che viene fuori questa passione. Sì, perché no. Quello prima fino al 50 forse c'era non. Oggi non, non c'era niente. No, ma dico anche le moto da corsa sono bellissime, però sì. Rimangono poche le persone che le conoscono. Quindi. Sì. Invece nel mondo è conosciuto questo, diciamo, motore qua. Diciamo che è stata la fase, che è stato l'ultimo lavoro di Carcano, la fase del bicilindrico, che ha lasciato il segno dell'ultimo trentennio. Perché l'ho diviso io, come uno che ha incominciato a conoscere le vecchie e le nuove, diciamo, e metà via, questa è una fase che se con l'annino c'entra 2 o 3 moto, basta c'entrare la moto 2, Ah, sì. Le altre vengono, perché intanto la gente, se va bene, non c'è problema. Io ho sempre detto una cosa,
il mito Guzzi era parti con una pinza, il fil di ferro viene, vuol dire affidabilità. Mm-hmm. La gente quando parla di fil di ferro e pinze era perché c'era il cuscinetto della frizione che si allentava o si smangiava nel moto vecchio, nel mono, mm-hmm. ma era un detto perché veniva sempre a casa. Mm-hmm. Questo era il detto. Se loro arrivano a questa affidabilità e questa mentalità, il prezzo conta poco. Sì, sì, lo vediamo bene. Sì, ce ne segnano tutti. Il prezzo conta quello che dai alla cliente. Se questa gente capisce questo, io glielo avrò ripetuto, non so le volte. E fatto il giochino, Lotto Guzzi avrà tante soddisfazioni che non le hanno con la prendere. Questo marchio da di più. Io ho visto che... Mi ricordo la Centauro in particolare, sì. Che vabbè, bella o non bella, non dico quello, però io parlo del carattere della moto. Carattere della moto carattere. La guida sì. Aveva tantissimo carattere, ah, non era veloce ma aveva tantissimo carattere. E il motore aveva tantissimo carattere. Quando hanno fatto la Bellagio, sì. Sono un po' andati indietro secondo me. Il motore è molto precisissimo, fluido, non vibra, però non c'ha, non ha carattere. Non ha carattere. La Guzzi ci vuole, la gente vuole questo. Quando sale, io ricordo che lascia questo motore, è il carattere. Mm. Se tu hai qualcosa del genere, è perché ce li fanno lavorare, quasi tutti. Quello che manca te lo fa fare, sì, sì. Chi ha avuto qualcosa. Mm-hmm. E poi c'è la cosa, la clientela Guzzi, il guzzista, è sempre meglio il vecchio. Il nuovo non è che l'accettano sempre subito, lo devi impostare, devi viaggiarsi insieme. Loro se ne accorgono, è sempre stato così, è sempre arrivato, poi in ritardo il modello che vi è presentato un po' in ritardo. Adesso sta cambiando, perché stiamo, almeno io nella mia zona, sto acquistando il 40% di vendite nostre e sono clienti nuovi. Io e mia moglie, anche quest'anno, abbiamo già provato. Non ho fatto una parte di Sicilia, in fondo abbiamo più Sicilia. Mm-hmm. Potrei andare via, la macchina non ce l'ho. Non ho la macchina. Mm-hmm. Ho quella della ditta, ma non la usiamo mai. Solo per, sì, sì. Per lavoro. Sì, per lavoro. Sì, sì. Lavoro. Andiamo lì in moto. Mm-hmm. A volte lei, dopo tanti anni, dice, cosa facciamo? Facciamo un giro? Andiamo a fare un giro, la nostra collina e via. Abbiamo ancora questa smania dopo tanti anni, vuol dire che il lavoro non l'ho neanche sentito. Stanno su 56 anni di contributi, così stare in prime 2-3 anni, da 12 e mezzo. C'era. Sono 50, sì. 56 di contributi. Vabbè, un pochettino lavorato. E mi passa il tempo ancora a fare questi lavori. Beh, la passione. Do una mano ai miei figli perché ormai li abbiamo, cioè, io abbiamo donato loro la vita. Qualche anno fa quando c'era la legge se no ci rovinavano. Come passaggio? Non so se per il mio parco materiale ti rovinavano. Con l'IVA, invece lì, quella legge lì l'abbiamo usufruita, abbiamo fatto un bel lavoro, loro sono trovati lì 45 uno, 45 l'altro, messi tutti in una parte, c'è un Toriano che Gianfranco. Sì, beh, perché adesso va bene con la Ducati, poi dopo dovrà pensare anche agli altri anni. Infatti io gli preparo la roba, quella che sta montando il Toriano, io gli preparo i pezzi, poi quando viene a casa poi mi scarico. Ah, si rilassa? Si rilassa, a fare quei lavori qui, si rilassano. Sì. Beh. Poi lui è appassionato, allora gli preparo le teste, gli preparo tutto, poi quando è il momento, li va avanti, la porta avanti e la finisce. Quei 2 o 3 giorni, intanto vado via, mi si scarica il cervello, mi si scarica tutto. Perché è la passione, se non altro va via.